Torna il sorriso in casa Sapri grazie alla goleada di reti che gli spigolatori hanno inflitto agli ospiti del Castrovillari nella quarta giornata di Serie D. 5 le reti con cui Santaniello e compagni hanno sbaragliato la difesa di un Castrovillari fantasma e allo Stadio Italia torna la vittoria nel carnet dei biancazzurri che mancava da lontano 29 novembre, salvo quella a tavolino con l'Adrano. Il 5-1 di ieri rappresenta quindi il primo successo saprese del 2010 e la prima vittoria del CT Antonio Rogazzo sulla panchina biancoazzurra, allontanando per un po' i dubbi sulla sua gestione e le critiche dei detrattori nostalgici dell'ex pugliese. In eccellenza lucana invece domenica amara in casa Valdiano, lo scontro al vertice in quel di Matera con il Fortis Murgia si conclude con la sconfitta di misura dei ragazzi del presidente Di Brizzi per 2-1. Un risultato pesante ma contenuto, soprattutto grazie alle prodezze del portiere rosanero Dario Serra. Il risultato di ieri, associato agli esiti degli altri campi, propone ora un altro scenario in vetta alla classifica lucana di eccellenza. Il Fortis resta al comando con 44 punti, mentre il Valdiano scivola al terzo posto con 41, scavalcato dal Cristoforo con 42.